Buongiorno a tutti. Allora, oggi vi importuno per fare un nuovo video relativamente alla sostituzione filtro aria. Dove si trova il filtro aria? Il filtro dell'aria si trova dietro questa placchetta. Allora, come ci arriviamo? Una cosa alla volta, se il manubrio sta dritto. Per arrivare qui dobbiamo togliere la plastica che sta davanti al nostro serbatoio. Come si toglie questa plastica? Tanto è la plastica che si toglie per fare qualsiasi cosa su questa moto, ormai l'abbiamo capito. È fissata da una vite qui, che è un esagonale, una brugola. Dopodiché è fissata con un'altra esagonale qui, che tiene il nostro fianchetto sinistro. E un'altra esagonale qui, che tiene il nostro fianchetto destro. Io ovviamente non l'ho rimessa perché ancora il pezzo è smontato. Ricordate che per togliere questo pezzo di plastica ci sono dei gancetti che si infilano qui sotto il serbatoio, quindi per sganciarli dovrete fletterlo verso il basso, ma ce ne sono altri che si vanno ad agganciare qui e si sovrappongono a questo pezzo, quindi dovrete leggermente spingere verso l'interno per toglierlo. Io, per stare più tranquillo, svito sempre anche queste viti qui che mi tengono questa plastica, in modo da evitare di forzare plastica su plastica. Allora, è la prima volta anche per me sostituire il filtro dell'aria e quindi vado per gradi. Sicuramente dietro questa placchetta dovrebbe esserci il filtro aria che entra a cassettino. Io ho deciso di sostituire il filtro aria originale con un BMC in cotone. Perché in cotone? Primo, perché è lavabile e quindi mi risparmio i soldi del prossimo filtro dell'aria, anche se alla fine col prezzo di uno di questi se ne comprano due normali, ma soprattutto è leggermente più permeabile, non così tanto da mandare in crisi la centralina, ma abbastanza per far respirare meglio il nostro motore. E soprattutto BMC è un prodotto di qualità. Ci dobbiamo ricordare, il filtro, prima di installarlo, di passare sopra dell'olio. L'olio a che cosa serve? Serve ovviamente a far diventare un po' meno permeabile alle sostanze solide, quindi alle polveri, il filtro, in modo che la polvere passando venga trattenuta dall'olio, che fa tipo effetto colla, e la trattiene sul filtro invece che mandarcela nell'aspirazione. Potremmo montarlo anche senza prima trattarlo con l'olio, ma non è consigliabile per il semplice fatto che diminuiremmo il suo potere filtrante, anche se passerebbe più aria, ma passerebbero anche molte più impurità che potenzialmente fanno grossi danni al motore. Allora, per prima cosa, io questo intanto me lo preparo, ci spruzzo sopra l'olio e lo lascio ad asciugare anche 24 ore, perché purtroppo ha bisogno di molto molto tempo per asciugare. Il filtro, quando è messo in sede, deve essere asciutto, e quindi prima che si assorba l'olio e si asciughi ce ne vuole. Fatto questo, mentre questo si asciuga, mi andrò a smontare invece il filtro dell'aria suo originale e vedremo come viene fuori e come si infila nel suo alloggiamento. Allora, piccola nota, questo è il nostro filtro fuori dalla plastica. Ovviamente ha questa guarnizione in spugna su tutti i lati per consentirgli di aderire perfettamente. Questo lato non ha la guarnizione in spugna perché è il lato da cui lo infileremo, questo con ogni probabilità, ma credo proprio che sia così. Una particolarità: perché scegliere il filtro BMC? Allora, al di là della garanzia di 2 anni per il filtro, e vabbè, non si sa mai un filtro che garanzia può aver bisogno, però intanto ce l'ha. Consigliano, tra l'altro, di pulirlo ogni 25.000 km. E addirittura loro sostengono che il filtro durerà per tutta la vita della moto. D'altra parte, la cosa molto interessante è che viene dato anche un foglio con le istruzioni di montaggio, quindi come consigliano di installarlo, ma soprattutto ci dice ogni 25.000 km di andarlo a installare. Nelle istruzioni non è menzionato l'uso di alcun olio rigenerante, però è sempre bene utilizzarlo perché migliora l'efficienza del filtro. Che cosa succede? L'olio, questo che io ho installato, è consigliato lasciarlo ad asciugare per 20 minuti, poi applicarlo sull'altro lato dopo altri 20 minuti e installarlo. Io invece darò più passate e lo installerò domani, aspettando 24 ore che sia perfettamente asciutto. Ovviamente lo rimetterò in una plastica in modo che non gli arrivi polvere. Quindi adesso questo va fatto un'altra passata e poi va in plastica e ci vediamo domani. Adesso invece inizio a smontarmi il coperchietto per vedere come si monta e si smonta il filtro originale.
Però con ogni probabilità questa linguetta qui è esattamente questa linguetta qui. Bene, vediamo un attimo. Ok, allora ho smontato la placchettina. Questi sono due bulloncini con chiave da 8 mm, quindi sono loro. Questa è la placchetta. Questa spugna ci fa capire perché non c'è la spugna su questo lato del filtro. Ovviamente questa è la direzione, quindi ci dice anche come deve essere installata. Per adesso lo mettiamo qui da parte. Il filtro dell'aria. Vediamo un attimino se riusciamo a tirarlo via. Mi sa che a mano non ce la facciamo e dobbiamo fare leva con... Dicevo, dobbiamo fare leva con un cacciavite. Eccolo qui che viene, piano piano. Eccolo qui. Ecco il filtro dell'aria. Allora, questa spugna ci ostacola un po' nel movimento, ma il filtro dell'aria è venuto fuori. Non scivola in avanti, ma scivola leggermente verso dietro. Il mio filtro dell'aria è praticamente nuovo. Perché voi direte, stai andando a cambiare un filtro dell'aria nuovo? Vabbè, perché sono malato, questo è chiaro. Ecco come è fatto il filtro dell'aria. No, ok, vedete che è sporco? E la cosa strana è che in teoria, ok, sì, questa è la parte interna, quindi la parte del condotto che va verso il motore. Questa è la parte esterna, cioè il condotto che da fuori viene verso dentro. Vedete com'è sporco qui? È un filtro dell'aria che non ha molti chilometri, però già ha preso tutta questa sporcizia. Ok, questo lo mettiamo da parte, non si sa mai, dovesse servire in un secondo momento per un'emergenza o qualcosa, anche se io non ci penserei 2 volte a buttarlo, ma non butto mai niente. Questo va via, adesso diamo una bella pulita lì dentro con un colpo d'aspirapolvere e poi richiudo con lo sportellino, aspettando per domani che sia pronto il filtro dell'aria in cotone. Detto questo, vi faccio direttamente la chiusura del video domani quando andrò a installare il nuovo filtro dell'aria. Eccoci qua. Allora, per chiudere il discorso sostituzione filtro dell'aria, oggi sono passate le 24 ore che mi ero prefissato per lasciare asciugare il filtro. Provvedo quindi a togliere la placchetta, recuperare il nostro filtro dell'aria che finalmente è oleoso ma asciutto e lo vado a inserire nell'apposita apertura. Eccolo qui. Vediamo se lo facciamo passare. Ovviamente entra con difficoltà. Eccolo qui. A posto. Perfettamente aderente, non si muove, addirittura ha avuto difficoltà a entrare. E adesso rimetto la placchetta, lo chiudo e il lavoro è finito. Quindi per questo video sostituzione filtro vi saluto e vi rimando alla prossima.